Amici di Lecco FM, ci troviamo all'esterno dell'ex Mutua a Lecco, che ha l'ingresso principale in via 11 Febbraio, quella che diventerà la nuova sede della prefettura. Ci troviamo qui fuori perché la notizia è che prima di Pasqua partiranno i lavori di sistemazione esterna di questa struttura che appunto sarà dedicata, sarà destinata a diventare la nuova prefettura di Lecco. L'edificio è fermo ormai da molti anni, si era pensato anche di farci una scuola al suo interno, tanti progetti rimandati per molto tempo, adesso finalmente i lavori cominciano perché l'impresa Perregrini di Milano ha cominciato ad eseguire i lavori propedeutici per cominciare la sistemazione esterna. Costo di questo primo step di lavori che porteranno alla creazione della nuova prefettura, 400.000 euro. 400.000 euro che serviranno per l'appunto a rendere possibili le sistemazioni esterne e per esempio a realizzare le recinzioni, ma anche la pavimentazione e anche ad installare le telecamere. A questi lavori dovranno poi seguire gli interventi interni e di sistemazione per proprio creare la nuova struttura, la nuova prefettura, lavori che dovranno avere un costo di 2 milioni di euro. Il prefetto di Lecco, Sua Eccellenza Castrese De Rosa, ci ha detto che, insomma, questa è una battaglia che si sta portando avanti da quando è cominciato il suo mandato da prefetto qui a Lecco e che c'è già stata una discussione con il nuovo provveditore e quindi la nuova prefettura di Lecco è una priorità per il prefetto, una priorità anche per il provveditore. Questo è l'edificio, adesso noi facciamo un giro per andare a vedere anche la facciata di quella che è l'ex Mutua e che diventerà la nuova prefettura. Ecco, via 11 febbraio. I lavori sono già stati consegnati quindi all'impresa Perregrini. 400.000 euro il costo dei lavori esterni, sono già in corso gli allacciamenti idrici e adesso vedremo, non sappiamo la data esatta della partenza dei lavori, ma sappiamo che partiranno prima di Pasqua. Di conseguenza il prefetto ha ritenuto anche corretto segnalare che gli interventi esterni con anche l'installazione delle telecamere favoriranno insomma, renderanno anche più sicuro l'immobile che è stato abbandonato ormai per tanti tempi. I lavori dureranno 6 mesi, quelli di sistemazioni esterne, e dopo andranno stanziati, come detto, dal Ministero delle Infrastrutture altri 2 milioni di euro circa per concludere i lavori interni e per dar modo alla prefettura di trasferirsi quindi a 11 febbraio. Ottenuto il finanziamento, ci sarà una gara d'appalto e nei prossimi, speriamo, mesi, speriamo di potervi dare nuove informazioni sui lavori alla nuova prefettura, all'ex Mutua di Lecco. È tutto per Lecco FM, i lavori stanno per partire, succederà prima di Pasqua.